Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Isaac, Heretic Mod. In questo episodio bisogna fare nuovamente delle challenge. E la terza sarà Big Spender, perché ho controllato prima come si chiamava la challenge. Che dovrebbe essere tipo lo spendaccione, una cosa del genere. Vediamo. Allora, iniziamo con, a parte oggetti vari... iniziamo con oggetti vari perché abbiamo Chaos. Poi abbiamo un dollaro, infatti partiamo con 99 centesimi, la testa del mercante. Poi abbiamo Maggie's Fate, un Two of Clubs e Dragon Party, Speed Down, che poteva andarmi molto peggio. Vogliamo testarla sta cosa? Vediamo subito che troviamo in questo spazio sotterraneo appena iniziamo. Ah, un altro trinket, però io preferisco la Maggie's Fate. La Maggie's Fate mi dovrebbe dare a ogni singolo piano un Eternal Heart. Appena si inizia il piano. Ah no, mi sarà bloccato tutto. Questo significa che praticamente dovrei... buono. Dovrei avere la chance, per qualche cuore di fede, di aumentare di uno la vita ogni singolo piano. E non è malaccio, eh. Anche se la cosa che più mi inquieta di questa challenge è che partiamo già con 99 centesimi, ma lì, se non c'è un negozio, lo sclero. Ma ancor più che abbiamo Chaos, quindi vuol dire che i pool degli oggetti sono mischiati. E siamo di nuovo full vita. Ora, a me se non concesso che so di poter ottenere due bombe in qualsiasi momento grazie a Two of Clubs. Batteria. Facciamo così, va. Ha detto due cuori di fede, me ne aspettavo soltanto uno. Che altro volevo dire? Che per il resto... ok. Dicevo che per il resto le stat mi sembrano quelle tradizionali di Isaac. Che non ho la chiave che vorrei tanto per entrare qua dentro e magari... che so, spendere un po' di quelle 99 monete. In realtà qui ogni market che manco... bomba dorata. Questo significa che troverò sicuramente... cuore nero, va bene. Sia mai che posso andare allo shop passando di qua? No. Era troppo bello per essere vero. E infatti... allora, la stanza super segreta dove potrà essere? Ah, lì abbiamo detto di no. No. Qua per puro sfizio ce lo metto. Qua sotto forse? Infatti. Sopra non poteva perché confinerebbe con la stanza del boss. Che io sappia, non è possibile. Altri specchi. Soldi che non potrò usare, che bello. Che in realtà ho raccolto per sbaglio. E qui mi resta soltanto da sperare che qui sotto la lametta. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Vabbè. Intanto non mi ricordo se la lametta funziona togliendo prima la vita rossa. Se così fosse la posso utilizzare comunque per la boss fight. Perché francamente di perdere cuori di fede ora non ho voglia. Quindi, Little Horn. Allora, proviamo un po'. Vediamo un po' come funziona. Sì, toglie prima la vita rossa. Ah, la lametta, per chi non lo conoscesse l'effetto, anche se si dovrebbe essere visto... mi fa un cuore di danno, ma mi aumenta il danno. Sono passato da 3,5 a 5 e... buono. Buono. Volendo potrei ancora estremizzare di più, eh. Facendo così. Ecco, serve da 6,83, 85 quello che è, di danno. Ora, Little Horn, perché non te ne vai? E ti togli dalle balle? No, e muori. Grazie. Spirit of the Night, quindi volo e lacrime spettrali. Non è una cattiva partenza. Certo, se si esclude il fatto che non sto sfruttando la peculiarità della challenge. Vedete, ho ottenuto un Eternal Heart. Un arcade. Penso che... infatti io penso che ci posso entrare tranquillamente. E chiavi non ne ho, ragazzino, mi dispiace. E se le avessi non starei certo a darle a te. Allora, sto nemico lo detesto, quello la mosca con la cacca in testa. Credo sia... la reskin... no, la reskin. Una cacca media, per capirci. Però volante, a livello di moveset. Però il punto è, la certezza non ce l'ho. Ecco. Sei morto e vado oltre. Ecco. È vero, posso colpirti da qua. Io ho paura che tu esplodi o faccia qualcosa di stupido, molto stupido. Champion blu. Dai, dai, dai.
E vedremo tra l'altro cosa trovo in questo shop. Se trovo grid è un pochettino cirosi, va. Ah, Champion Blue giustamente spona delle mosche blu. Ecco, altro danno preso. Qualcos'altro no? No, ho Infamy. La voglio. Ho la scatola dei penny. Mi va benissimo. Se dovessi... Queste delle bombe... Ah... Facciamo così, eh. Troll bomb. Doppio centesimo. Arrivo a Wizard. Va bene, continuiamo così. Ho dato via parecchi soldi, però a fin dei conti ci ho ottenuto Infamy che mi para alcuni colpi e la stacca dei penny, che forse dovrebbe essere un investimento che mi fa riguadagnare più penny di quanti che l'ho già spesi. E dovrei smettere di dire queste frasi in maniera iperveloce. E so che voi due siete dei nemici, vi ho visto lampeggiare un attimo quando sono entrato nella stanza. Io continuo a far così fin tanto che non... Già mi sono garantito la prossima stanza del paura. Ed è finito anche l'effetto di Iowa Wizard. Dai dai. Muori. Dance. La Red Patch. No, in realtà preferisco continuare con la Maggie Sphere. Ok, magari devo essere un pochettino più smart. Centesimo e boss fight. In questa specifica boss fight non potrò usare... Smogrock. Dicevo, in questa specifica boss fight non potrò usare la lametta. Perché? Perché se uso la lametta perdo l'Eternal Art. Cosa che tra l'altro penso che perderò comunque causa patto con Satana. Però vabbè, non... Solo perché corro il rischio di perderlo in caso trovo il patto con Satana e voglio prendere il patto con Satana non significa che sono giustificato a toglierlo in maniera preventiva per una cosa stupida soprattutto. Ok, pensavo di averti ucciso in realtà. Dico Fly, pensavo di averti ucciso. E ci sono rimasto un po' male scoprendo di aver fallito. Tanto sei una versione champion. Non lo devo ricordare. Soprattutto ora che sali qua. Magari mi puoi fare qualche scherzetto. Ok. Sto sfruttando ovviamente la protezione che mi offrono le rocce. Mi dispiacerebbe neanche che tu morissi, eh. Alleluia. Perfetto. Rimane unicamente mostro. Dai dai, muori. Muori un po' più velocemente, per favore. Cioè, sono contento di aver tenuto la Smogrock, eh. Capiamoci. Però sta andando per lento questo fight. Che è strano perché ho comunque 5 di danno. È vero, all'inizio non avevo 5. Però comunque 5 di danno ora. Olè. Allora, la Tame. Ottima fonte di cuori di fede. Patto con Satana. Ottima fonte di Krampus. La Tame fa questo ogni volta che prendo danno. E mi ha appena dato un Head of Krampus. Penso che mi basterà. Me la faccio bastare. Anche perché l'Head of Krampus permette di... No, la Tame di base... Si è fatto male da solo, ma tu sei scemo. Ira, tu sei scemo, eh. Sei scemo forte. Dai. Che mi dai di bello? Niente, non trovo. Vabbè, ci ho sperato. Fa niente, si va al piano successivo. Tra l'altro non ho neanche guardato, ma qui devo arrivare fino a... Satana o qualsiasi cosa ci sia reskinnato al posto di Satana. Allora, se vado lì prendo danno. Muori. Muori anche tu. Sono nuovamente a 99 centesimi, tra l'altro. Non mi ricordo se l'avevo detto prima o no. Passepartout. Grande cosa. Per questo piano non mi devo preoccupare delle chiavi. Uno. Due. Perfetto. Cosa c'è qua sopra? No, probabilmente non ne vale la pena. Questo è un danno stupido. Non credo che riuscirò a portarmi avanti il... Sì, sì, sì. Se togliete un pochettino dalle scatole è meglio. Dai, dai. Olè. Dicevo, non credo che riuscirò a portarmi appresso la...
l'Eternal Artan fino al prossimo piano e quindi farlo sbocciare in un nuovo container di cuori, però sono cose che esulano dal mio controllo. Esattamente quello che ho appena detto un attimo fa. Non ce l'ho fatta. Dai, muori. C'è il corridoio. Non so perché ero convinto superasse la barriera. Va bene. E boss fight. Ma io non voglio fare la boss fight. Grazie a Infamy che ha bloccato il colpo. Anche se avrei preferito di gran lunga che avesse bloccato quello precedente, perché questo qua francamente mi cambiava poco. Allora, cuore nero. Dove sta? Si ringrazia gentilmente la Tame che mi sta dando più cuori di quelli che sto perdendo, grazie a quelli che continuano a venire a sbattere addosso. E continuiamo. E finalmente abbiamo trovato qualcosa di... Ole! Cuore e shop. Allora, ci sta? Ci sta? E sì, sto comprando tutto, sto comprando il mondo. Perfetto. Ho anche un pezzo di gap in tutto ciò, eh. Bombe doppie che trovo sempre. I soldi tanto ritornano. Forse ho sbagliato a prendere in realtà il pezzo di gappi, perché la coda, che di fatto significa che troveremo molto più facilmente forse i dorati, significa che ci vogliono più chiavi, eccetera, eccetera, eccetera. Però andiamo. Dov'è? Boss fight. Speriamo che abbia un bel patto. Loki più pollo. In realtà sapete che se dovessi prendere danno, no? Facciamo un esempio subito così, no? Esatto. Con quel danno praticamente ci ho pagato la morte del boss. Dai. Loki. Testa di Tammy. Ci sono rimasto un pochettino male, devo essere sincero. Ero convintissimo di trovare qualcosa di epico. E invece nada. Scendiamo. Dove siamo adesso? Al Grave 2, che se non mi ricordo male dovrebbe essere le Caves, giusto. Morite. Ecco, io rispetto alla Tame avrei preferito di gran lunga Move the Void, però non si può avere tutto della vita. E muori. Speriamo di trovare subito lo shop anche qua. Ci avevo quasi creduto. Anche perché io vorrei fare questa run abbastanza di fretta, nella speranza di poter beccarmi, di poter fare un'altra challenge sempre in questo video, per non far durare eccessivamente la Rapid Mode. Che tra l'altro non mi sta dando... cioè, non mi sta dicendo molto bene con la Rapid Mode, eh. Dai. Ah, non è... pensavo che fosse lo shop, tutto contento, invece no. Vogliamo dare un'occhiata anche qua? Ne posso aprire soltanto uno. Ok, ne posso aprire un altro. Ovviamente intendevo che ne potevo aprire soltanto uno, perché volevo una chiave per forza per lo shop. Però in realtà sono riuscito a riandarci in pari, in realtà. Sì. No, t'ho visto. Innanzitutto, cosa importante, questo è là. Come si deve fare per far rialzare questi? Questo? No, davvero, non ho... ah, ecco. Non ho capito con quale criterio alzano o non alzano la testa. Allora, My Shadow. Benissimo. Ah, sono in Curse of the Unknown. Va bene se mi capita un simpaticissimo cuore di fede che non riesco a vedere. No. The Hanged Man. Contanto che già volo, è un po' inutile. Esplodi tu? Grazie. Esco, rientro. Cuore di fede, grande. Two of Hearts, ci faccio poco. Un po' poco è meglio del niente. E, ok, questa la voglio. Two of Diamond. No, è comodissimo Two of Diamond, capiamoci, però mi fa sprecare tempo. È quello che mi dava fastidio. Arriva a 50, uso il diamante e vado oltre. Dai.
ancora più dai. Ok, adesso posso far saltare tutto. Perfetto. Ora, suo fort e si va a comandare, tranne che mi stavo dimenticando la Krampus Head. Che a volte potrà essere molto... Non so se preferisco la Krampus Head in realtà o la sfera di cristallo. Sarà una decisione poco popolare, ma preferisco la sfera di cristallo, che mi consente comunque di sapere sempre il layout della mappa. E potete dire quello che vi pare, è un'abilità molto utile da avere. Molto, molto utile. Mi permette di minimizzare i rischi a volte. Braccio segnato. Perfetto. Qua invece? Sto già a 99, non mi servono. E si va dal boss. Lentamente, magari. Non troppo lentamente. Questa ce l'ho sicato. Ce l'ho sicato tanto. Ok. Ok. Ora, se vado su dovrei trovare mosche che vogliono morire. Morire male, tra l'altro. Perfetto. E proprio su. Ah, questa è la versione Rambo dei scherzi normali. A me le bombe interessavano. E boss fight. The Frail e Mega Mo. Allora, in realtà qui è un po' un casino. Perché? Perché The Frail in fase 2, la possiamo chiamare fase 2 volendo, credo, può fare impicci, quindi vorrei occuparmi prima di Mega Mo e soltanto successivamente di The Frail. Tanto The Frail, ecco, si è occupato di se stesso in maniera spontanea. Ora, notate quanto danno può fare la Tame quando si attiva. Dai, muori, muori. No, 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 no. Ehi, ciccio. Allora, prendiamo prima questo gatto morto. Entriamo qua e otteniamo niente. Vabbè, la biancheria. The Empress. E vado avanti con The Empress. E si va a comandare con The Empress. Il gatto morto probabilmente mi ha portato via tanta vita rossa. Però, tutto sommato, non dovrebbe essere un eccessivo problema. Vedete. Poi si usa anche questo. Che mi rivela la mappa. Io intanto entro gratuitamente. Distant Admiration. Prenderò danno uscendo, non è quello che sapeva. E si va a comandare. Notare che ogni volta che prendo danno, in realtà... Qui vorrei fare un esperimento, però non ne va più di tanto. Però prendere danno apposta. Ecco, e vedete se riuscivo a tirar fuori dei polinelli da sta cosa. Guardate. Non ci sono riuscito a farlo, ho fatto bene. Va bene, va bene, va bene. Che c'è qua? Soldi che non mi servono. Però, la stanza segreta. Comunque, per chi si stesse chiedendo perché ho trovato la... No, tu muori. Perché ho trovato la biancheria nel patto? È perché ho Chaos. Quindi tutto è un po' messo a caso. Posso trovare veramente quasi tutto dappertutto. Non c'è un criterio. Ok, inutile. Tutto contento. Provo di nuovo a sfruttare la team. Però a volte, soprattutto dopo... Non ne vale la pena spesso. Ok. Dai, buoni. Un cuore nero, ci sta. Ho rimesso in pari il danno che mi hanno dato. E si va verso la... Sì, la boss fight per forza, ma in realtà è più verso lo shop. Andiamo a shoppare. Chiave, ottimo. Il mini Krampus. Questo è un mini Krampus, in caso non si... Mini Krampus è morto. Dai, 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 muori. Muoci male, pure tu, grazie. Cosa, ricarica più veloce? Penso che la voglio in realtà.
Ok, non ho ottenuto quello che volevo propriamente, però meglio di niente. E sì, volevo vedere se riuscivo a uccidere il Dio Fly con una mosca. Sarebbe stato abbastanza ironico. E sono morto. No, morto. Morto in esagerazione. Mi sono fatto beccare da Dangle. Allora, bel problema qua. Posso prendere questa. Se mi prendo Missing No è praticamente un suicidio. E quindi se va avanti così, forse posso provare a vedere se riesco a ottenere qualcosa da questo. Questo qua fammi capire, gli do bombe da altre bombe. Sempre. Sembra che sì. Cosa strana. Cioè, quindi non si ottiene margine né altro? Questa cosa incomincia a infilarmi. Insistiamo ancora un altro po'. Magari alla fine mi dà qualcosa di più interessante. Anche perché se continua così è tipo un circuito chiuso che va aumentando, non... è vero, non... che cacchio. Notate le bombe mie che aumentano. Oh, zampa di gappi? Sono diventato gappi! Me l'ero, cacchio, dimenticato. Cioè, non ci ho proprio pensato. Ok. E continuo così, e non avevo pensato al fatto che ero già arrivato così vicino alla gappità. Alla gappistosità. No, suona malissimo. Eccellente. Chiave, meno male. E si continua. Tra l'altro siamo... Ok, mi manca ancora un altro sciocco. Experiment Treatment. Non mi interessa. Non mi interessa minimamente. Experiment Treatment. Che altro c'è in giro? Cuore nero da raccogliere. Bene. O forse mi interessa... No, ho 5 di danno. Ma faccio basta. Potrei fare troppi impicci con Experiment Treatment. È un pasto ecco. Giusto in tempo per questa cosa. Va bene. E boss fight contro Brownie. Sì, però CC, se mi attaccate in tanti deboli fate una finaccia. Fagiolo nero, zan zan zan. Chi mi toccherà adesso si prenderà un pedo in faccia. Come è giusto che sia. Ora The Strength mi va bene. Oh, Piggy Bank. Abbastanza inutile, però. È inutile nel mio caso, specifichiamoci. Ecco, tanti di quei soldi non avremo modo di usarli. No. Andiamo avanti. Okay, questa è stata stupida. Molto stupida. The Magician. No, preferisco comunque The Strength. E dov'è lo shop? Ah, è là sotto. Voglio prima che ci arrivo. Sono andato a suicidare i miei minion perché si divertono. Quanto bella morte divertente. Non lo sapevo, però è divertente. Che è successo a quello? A parte che aveva una siringa conficcata in testa e vabbè. Ma che fosse sotto effetto di acidi un po' si notava, eh. Un pochettino, pochettino. The Magician. Oh, se ho acquistato che volevo da sto The Magician. Che per carità è un ottimo. È un ottimo tarocco, eh. Solo che magari se uno vuole abusare di un'altra cosa. Giusto l'ascoltare. Entro pure gratis senza pagare i costi. I costi di attivazione stavo per dire. E le chiavi d'ingresso. E vediamo che c'è qua dentro. Allora, cocktail from below. Elegantissimo. Poi la temperanza. Previsco sempre questo. Poi il vede. Grande. Dai. Dai. Sei l'ultimo shop. Non so se ti rendi conto di questo. Vuol dire che tutto quello che non ottengo qui non lo otterrò mai più. The Hanged Man. Cacchio, grazie. So, Diamonds. E sì, lo so da buffo perché non ho tutto questo grandissimo interesse adesso nella... però un momento, questa può essere comoda. Infatti là che mi vanno molto più veloci e molto più lontane. Soprattutto quando si hanno le Spectral Tears, significa che gli ostacoli non sono un problema. Al diavolo.
The Fool. Tanto è stato un rischio passare da di là. Perché sia mai che c'era qualcosa. Un nemico epicamente forte che poteva farmi il mazzo. Non credo che esista un nemico del genere, però in caso ci fosse, ho fatto una cosa stupida, ho corso un rischio non giustificato. Salve. Un cuore nero, mi lasci, ma che gentile. E boss fight, ovviamente. Penso che sì, ma tutti lo immaginavano quale sarebbe stata la boss fight. Ok. La Tame fa il suo lavoro, a quanto pare. E... ok, perfetto. Allora, io mi prenderei questo per proteggermi. Va bene. E che offre il patto? Faccio finta di non aver visto. E si scende. E sì, ho fatto veramente finta di non aver visto, eh. Allora, vi scuso. A parte che sono di nuovo full vita, so dove prendere più o meno tutto. Però sto Gappin lo vedo un po' motion. Sarà forse che non ho una rate di fuoco grandissima, quindi non spono tantissimi. Non so, credo. Vabbè, in realtà il danno lo facciamo, è solo che... forse sono io che pretendo troppo. Le cesoie. E io voglio le cesoie. In realtà già volo, però le cesoie sono un ottimo oggetto. Di qua posso andare a tagliare nella stanza. Dai. Certo, c'è a mezzo rompere scatole e tutti morti. Eccellente. Dai, uno, dos, tres, morivo. Vabbè, il super magnete mi serve a cavoli. Però apprezzo lo sforzo. Che cacchio? Io non riesco a capire cosa sia, mi sembra una balena a me qualcosa. Visto frontalmente mi sembra una balena. Poi ditemi voi se per voi somiglia a qualcos'altro che a me sfugge. Così su due piedi mi sembra quello. Dai, morite. Ole. Capiamoci, non era intenzionale all'inizio prendere danno, ma una volta che ho preso danno, avendoci la Tame, ci si va di faccia. Dai. Morite tutti. Thanks. Quanta roba. Che peccato, non contiene niente, per quanta roba. Dai. Boss fight contro Tyrannid. Ah, ovviamente questo è l'effetto delle cesoie. Praticamente noi diventiamo una testa semovente e il nostro corpo continua a fare i suoi corci dopo. Prendiamo questo, aumento di vita. Vita vuota, per sempre vita, e si scende. Dovrebbero mancare solo due piani al nostro traguardo, vogliamo chiamarlo così? Però peccato che adesso, avendo dato via la Crystal Ball, la sfera di cristallo, non so più quanto manchi, cioè quanto manchi, non so più la strada giusta. Questa è una cosa che dovevo valutare forse prima, ma non l'ho fatto. Sì, errore mio. Esplosivo? Interessante. Adesso i nostri proiettili potrebbero attaccarsi sui nemici. Però mi devo anche ricordare che adesso, tra le altre cose, mi danno tutti un danno. Dai, colpisci. Ole. Anzi, non ho trovato la Curse of Darkness, la Curse of the Lost. Già qualcosa quello. Va bene, ho sbagliato una traiettoria. E c'è posto sta. Su, giù. Vabbè, andiamo giù, dai. Sto valutando in maniera molto rigorosamente scientifica. Ovvero... ah, guardate. Non ho fatto in tempo. Ecco. Quello è l'effetto d'esplosivo. Si attacca ogni tanto le nostre lacrime, si attaccheranno ai nemici facendogli da bua. No, in realtà semplicemente continuando a crescere e poi esplodendo. Come se fosse un esplosivo. Ok, buoni. Ma in realtà quello era morto più o meno spontaneamente. C'era già la lacrima attaccata. Centesimi e se continua. Però ho preso troppi danni per i miei gusti. CC. Beh. Ah, volevo... in realtà speravo che morisse tutto e due. Sono rimasto male.
Sembro molto infantile in questi casi, ma ci sono rimasto male. Ero convinto che esplodessero tutte e due. E ora dove si va? E qua? Envy. Allora, Envy mi dispiacerebbe quasi per te, cioè, per me in realtà, perché Envy se non rotto di scatole. Però avendoci gaffi, significa che più o meno ogni volta che colpisco una parte di te genero un... lo sapevo, tanto che prendevo danno. Alla fine è uscita a finirmi, ok. E i soldi non li raccolgo per il motivo ovvio che basta che guardate gli indicatori dei consumabili per capire perché non sto raccogliendo i soldi. Dai, muovete. Ole, chiavi di nuovo. E sia mai che ottengo qualcosa di... no, non ci faccio niente. Cioè, capiamoci, potrei fare... faccio saltare la te per prendere più chance del patto, però... che tra l'altro non mi ha dato. Però, lascia il tempo che trova come cosa. Come è andato? Allora, quello dovrebbe esplodere spontaneamente. E ti appresso. Spang. E credo che riuscirò a fare due challenge in un solo video. Olè. Sono adesso a 29 minuti circa. Sarei quasi in tempo per fare Ash. Mo, che non mi interessa fare Ash, però. Altrimenti sarei quasi in tempo. Certo, ho preso un danno spropositato, ma ciccia. Che c'è qua sopra? È capace che non riesco a finire la challenge, sapete? Non la sto prendendo troppo. Mi sono troppo adagiato sugli allori da quando sono diventato gatto. Uno, due. Ole. Che altro ci sta qua? Muori. Niente, proprio non ci riesco a fare queste serie. Stavo per farmi colpire dai miei stessi proiettili. Dai. Dai. Colpisci. Fagli male. Allora, ho ottenuto un patto. Quindi, almeno quello l'ho ottenuto. Ma no. E si scende. E mi sono pentito di aver dato via la sfera di cristallo. Aia, ho dato una ginocchiata al... mi sono veramente pentito di aver dato via la sfera di cristallo, ma non di questi due cuori di fede. Provvidenziali, direi quasi. In realtà ho perso i cuori di fede con la stessa velocità con cui li ho ottenuti. Non so come sia potuto succedere, però è successo. Cioè... bravo, muori. Grazie al cuore di fede che scende dal cielo. La temperanza. La mia speranza è che mi dia almeno mezzo cuore. Ottimo. Adesso dove si va? E non sono riuscito a ottenere neanche mezzo cuore nero. Che in realtà non esiste mezzo cuore nero, era per dire. Era in maniera estremamente simbolica mezzo cuore nero. Buono. Allora, il corpo principale di... vabbè, penso di morire anche da... no, che esplosa off screen. Molto seccante qualcosa. E anche ovviamente che mi ci sono messo in mezzo mentre riversava. Ole. Ma ancora niente. Abbiamo il piccolo problemino che sto per morire. E se non vi sembra un problemino è perché non avete prestato abbastanza attenzione, credo. Si ringraziano gentilmente questi donatori di vita. Al diavolo. Di nuovo quasi full vita. Che poi è full vita. È full vita semplicemente perché ho poca vita massima. E infatti sono morto. Se cambiassimo direzione, ti mandando su. Cacchio.
Uno penso che stia leggermente morendo. No, ma tanto comunque è una strada, è un vicolo cieco. Eh no, è pure il buio, no, neanche li vedo. Non è per cattiveria, ma non mi sento molto tranquillo. Mi sono dovuto sparare la... Cacchio. Mi sono dovuto sparare la... La forza. Tra l'altro ora la tame è inutile perché non posso usarlo. Per usarlo, per farlo attivare dovrei... The Hierophant grande. Dovrei prendere un danno che non potevo prendere prima. Fino a pochi secondi fa. Dai, muori anche tu. Dimmi che c'è qualcosa di epico. Explosive Diarrhea. Non così epico. E perdiamo sto scontro e via. Allora, tra l'altro non ho neanche letto il nome del boss perché ero distratto. Eh no, eh. Sono morto. Perché sono stato stupido, eh? Quella è stata prettamente colpa mia. Niente. Boss fight di nuovo, che posso rileggere il nome? Anatema. Io vorrei però eliminare sti simpaticoni. Perché non è che mi farebbe tanto dispiacere se sento gli dalle scatole. Un pochettino, ecco. E niente, e riproviamo. Allora, in realtà basta che mi metto da un lato e di cattiveria aspetto che gli esplodano i colpi addosso. Funziona così la cosa? Dai, anatema. Che non capisco precisamente se sei qualcuno reskinnato che non riconosco unicamente per lacune mie o se ti hanno craftato di nuovo. Magari è un boss un pochettino come il guardiano, come il custode, che mi pare fosse mega nuovo reskinnato, praticamente. Sì, lo so, sembra molto più figo, ma in realtà è mega nuovo. Dai. Dai. Scusate il silenzio, ma sto leggermente in ansia. Perché se è così, è morto. E ho finito la challenge. Non ci credo, ma ho finito la challenge. Ora, vogliamo provare anche quella dopo? Che è... Non riesco a leggerlo. Allora, voi lo leggerete direttamente dal titolo dell'episodio. Allora, abbiamo due oggetti di mamma, le scarpe e l'intimo, e missing no, quindi significa che ogni singolo piano si rirolleranno gli oggetti. È un pochettino come avere di base... Vabbè, non è importante alla fine che oggetto abbiamo. Ah, e dobbiamo sconfiggere solo mamma? Però ha qualcosa di strano. A parte che abbiamo 3,5 di danno, va bene. Però ha qualcosa di strano... infatti, ho lacrime altissime. Vedete, passano attraverso sopra le rocce, perché sono troppo alte. E non so, saranno scriptate apposta, perché di base gli oggetti che abbiamo non dovrebbero farlo. Uno, dos. Vabbè, poi gli oggetti che abbiamo, al prossimo piano probabilmente non avremo più questi oggetti. A meno che non siano scriptati per rimanere, però ne dubito. Anche se non capisco benissimo qual è la logica di questa challenge, cioè darci questi due oggetti e poi... Va bene. Ah, ma posso... infatti, posso spararvi da qua. Ma questa è una roccia segnata? Sì. Ole. E anche questa è una roccia segnata... Meno male che sono uscito, che non l'ho spostato troppo via. Se mi fossi spostato troppo il cuore di... la bomba non... L'avrei sprecata praticamente. Bene, boss fight contro... non sono riuscito a leggere bene il nome, però li detetto questi. Perché non capisco bene quando danneggiarli. Non mi ricordo se l'ho già detto nella precedente run. Sono abbastanza sicuro... No, nella precedente challenge. Sono abbastanza sicuro
di averlo detto, ma non mi ricordo se c'è run, challenge, non mi ricordo. Ah, tra l'altro vedo che dice una roccia segnata, semplicemente non so come... Infatti questi spawnano troppo in fretta per i miei gusti. Ma troppo in fretta, sto praticamente la versione sotto steroidi di Duke of Flies. E poi hanno sta cosa della vita che non capisco, come ho fatto a uccidere quello se stanno più del 70% della vita ancora? Boh, mistero. Quella roccia segnata non so se la potrò mai rompere. A meno che non trovo. A meno che non hanno semplicemente una vita disuguale tra i due. No. Super bandage. Voglio tentare un po' la sorte per trovare un'altra bomba e far saltare in aria quella, però mi sembra una cosa un po' stupida da fare. Vediamo. Ah, ovviamente appena ho detto che è stupida mi ci sono messo subito. Ah, t'ho visto, eh. Visto. Ma niente, è rotto. Vogliamo anche sprecarci un... Niente. Non è valsa niente la pena. Stavo per dire, vogliamo sprecarci un cuore di fede però. Quanti cacchi di vita c'hanno? Ehi. Ole. Niente. Sprechiamo anche uno di questi? Lo sapevo che aprivo quello sbagliato. Se aprivo l'altro, chissà che mi è capitato. Questa. Probabilmente una libreria, però a questo punto era culo e ho scelto male. Bene, scendiamo e vediamo che ci capita dall'unico power up. No, se ci rirò un power up solo, tutti e tre. Mi spiace. Sha-sha. Ci ha rirollato solo quello. E tra l'altro c'è capitato uno stat up. Quindi tutto sommato ci è andata molto bene. Ciccio. Oh, sveglio con me. Questi non ho capito precisamente chi dovrebbero essere skinnati. Cacchio, però il problema molto con queste mod, finché non ti ci abitui, è che tu a occhio non riconosci i nemici. Cioè, riconosci che è un nemico, se a parte queste cacche che fanno, fanno le vaghe. Però non sai a occhio cosa fanno. T'ho visto anche te. Niente qua. Tu e tu. Tarocco che contiene The Devil. Beh, per un momento pensavo. Pensavo che anche la. Il forziere fosse finto. E infatti lo era. Mori. Thanks. Boss fight? Ma sì, dai, tanto. Ah, The Devil. Quindi arriviamo a 7 di danno, che dovrebbe essere una cifra soddisfacente per uccidere Duke of Fly velocemente. E poi occuparci con tranquillità di mostro. Vabbè, magari uccidiamo meglio. Ecco, Duke of Fly è andato. E mostro spero a breve anche questo. Dai, dai, dai. Muori. Muori di più. Muori di più. Non penso che non abbia capito il comando. Vabbè. Allora, magica 8. Che mi dà tra l'altro anche un tarocco. Perderemo la magica 8, ma il tarocco ci rimane. Sì, vabbè, tutto contento. Sto dicendo Mode the Void. Sì, ma tanto l'ho aperto. Lo perdo. Però no, aspetta, un momento. Posso farlo fruttare. Lo perderò quando scendo, ma se adesso trovo dei nemici posso sfruttare Mode the Void per far spawnare dei. Dai. Dicevo, posso sfruttare Mode the Void per ottenere dei cuori miei. Stratagemmi su stratagemmi. Bene. Andiamo qua sopra che c'è. E non ci credo che non mi è capitato nemmeno un cuore lì in mezzo. Ciccio. Altro cuore nero. E questa è una roccia segnata, vero? Sì. Beh, perderò probabilmente Mode the Void. Cioè, probabilmente perderò Mode the Void, ma almeno l'ho sfruttato un pochettino. Per ottenere roba. Ci posso stare. Cioè, mi dà fastidio perché è un power up veramente forte, però non dipende da me. E si scende. Tra l'altro ne perderò 3. Verranno riollati. Mode the Void, la magica numero 8 e Super Meat Boy Fun. Ah, abbiamo Libra. Ho un danno di 8 perché? Ho un danno così alto? Probabilmente grazie a qualsiasi effetto mi abbia dato le lacrime
Lancarotto. Allora, tra l'altro il libro poi mi ha dato anche 6 di consumabili per ogni cosa. Mi pare che in mezzo non c'è. Non scappa fuori. Cuore di fede? Non è scappato fuori in cuore di fede. Però abbiamo un danno estremo e anche la. Abbiamo un danno estremo e anche la. Dai, alza la testolina. Dai. Come devo fare con te? Vabbè, stavo dicendo, avete presente che avevo le lacrime alte? Probabilmente sono state settate artificialmente. Libra equilibra tutto quanto, quindi significa che abbiamo ottenuto un danno estremo. E come devo fare qua con te? Ecco, poi questo qui è l'effetto della Kidney Stone. E non so come cacchio fargli alzare la testa. Io posso stare qui tutta la giornata, però se non alza la testa è tutto un cavolo. Sì. No, non è quello il modo. No, non può essere. Magari se rialzi la testa lo faccio di nuovo. Non ho potuto sparare sempre per colpa della Kidney Stone, che a volte si inceppa e fa ste cose così a tradimento. Dai. Mi devo mettere qua accanto a te e fissarti con amore? Che devo fare? E gira la ruota. Meno male, è morto. Velocemente anche. Eccellente. Cosa c'è qua giù? Oh, ma sì, le ho le chiavi. Oh no. Solo parte. Dai. Dos. The Empress. Magari sono un po' più veloce, sono più contento. Tutti morti. Terza ondata. Questi. Dai. Ole. Ora, con sta bomba, magari apro qua. Apro qua. Da dove è scappata fuori quella. Vabbè, non voglio neanche saperlo. Apro qua sotto. Bravissimo. Però quasi, penso che sia più comodo avere il design. Può sempre fungere da cura totale, oltre che danno, oltre che rivelatore di mappa. Può fungere tante cose il design. Come è risaputo. Qua sotto, questo è l'effetto della Kidney Stone quando si attiva. Il problema è che io spesso non la voglio sta Kidney Stone, perché. No. Ma mi pare che devo farle saltare così perché le lacrime sono troppo alte, non ci passano? The Lovers. Perché sì, il problema era questo. Morto, morto, morto. Chi c'è rimasto? Morto. Ole. Si esce, si rientra. Ah, si rientra un corno perché questa cara è anche di vicolo cieco. Simpatica la cosa. Ok, sto nemico lo odio in questa variante di pietra. Perché? Perché lui continua a spawnare roba, che poi sono nemici veri, e quindi devo stare lì finché non li ammazzo tutti. Ma intanto andiamo a sconfiggere il sconfiggere. Dai. Dai. Devo starci attento a questa cosa. Lo sapevo. Paura, muori, 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 muori e morto. Grande. Allora, matchbook, che ha un cuore nero. Tre rocce, sì, tre rocce, tre bombe. Però in realtà perderò l'oggetto. Però in effetti perdere il matchbook significa praticamente tenersi tutti gli effetti e averse più di tre rocce. Beh, ci posso stare. E si scende ancora. Vediamo che ci capita al prossimo piano. Come setup. Allora, ho ancora quello di prima. A parte la Eden Blessing, cosa carina da avere sempre. Ah, c'è una roccia segnata. Non l'avevo vista all'inizio. Non ti basta farla così e scappare, no? Eh no, la Small Rock però è bellissima. La Small Rock, l'adoro e tutto. Però qua significa che l'ha aperto.
sì, sto rosicando interiormente, non se fosse capito. Vabbè, non ci posso fare niente. Asmor Rock andrà persa. Anche se a me sembra che ho comunque un danno molto alto. Può essere che degli oggetti non sono stati rirollati? Non t'ho visto. Doppio cuore di fede. Non sono stati rirollati perché ad esempio ho ancora il danno che si... Mi sembra di avere Libra quasi. Però vabbè, sarà soltanto un effetto visivo. No, un effetto... Una coincidenza. Joker? T'ho visto, Ho visto che voi due siete infami. Tear down. Tear up. Siamo andati in pari. E usciamo con sto desanna, va. Penso ci ho perso soltanto un cuore nel tentativo di... È come se avessi dato una... Una cursed room vuota. Lo sapevo. Dai, morite tutti. Muori più velocemente, coso. Va bene, che posso trovare? Momento. Se scopro che potevo andarci senza pagare rosico. Senza pagare rosico. Meno male, non potevo andarci senza pagare. Vita. Ok, i famosi Zubat Albini. O Shining. Visto che siamo in tema Pokémon. Che c'è qua sotto? Ok. Tanta cattiveria c'è. Ole. Quanto mi manca per arrivare dalla genitrice? Che dovrebbe esserla. Buono. Che dovrebbe esserla l'obiettivo di questa challenge. Uno dado. No. Morite? Muori anche tu. Muori. Grazie. Ho visto dopo. L'ho visto soltanto adesso. Che c'era la. Buone. Che c'era la stanza segreta lì. Però allora torno indietro e c'entro. Tra l'altro, anche là sopra c'è la stanza segreta. Perché ho il cappello da speleologo. E quindi non ci ho fatto caso di averlo prima, però. È quello l'effetto. Mostrare dove sono le stanze segrete. Non ce lo apre come I Can See Forever, però almeno ce le mostra. Ole. Questo possiamo farlo saltare in aria. Ok. E sì, ci salgo per vedere se c'è la stanza. Infatti c'è lo shop qua. Lo shop significa avere un oggetto. Non importa quale, tanto verrà rirullato, però se riesco a comprarmene un oggetto. Anzi, se ce n'è più di uno e uno in saldo, ne posso comprare addirittura due. Anche se ovviamente cercherò di prendere oggetti che mi vengono in conto. Nel senso, oggetti che mi danno bonus che poi rimarranno quando vengono rirollati e cose del genere. Ora. Non so perché ho detto, ovviamente tutto questo se non mi capita Grid. Anzi, Grid mi potrebbe comunque dare i saldi volendo. Volendo. E infatti. Ad esempio i saldi diventeranno un qualsiasi altro oggetto dopo. Momento, mi sa che sono arrivato già da mamma. Quindi non diventano un cavolo. Vabbè, fa niente. Andiamo a fare sta boss fight. Magari a ripensarci prima che stavo già a questo piano non avrei neanche allungato se ne è andato direttamente allo scontro. Io non ho ancora capito. Oh, questa è stata fortuna. Molto fortuna. Mi ero incastrato lì ma sono morti prima. Dai. Dai, morite. Morite. Ole. Vabbè, appena chiave che lo faccio a fatto sto casino. Gertie. Allora no, ho detto giusto, non mi manca ancora tanto. Avevo fatto male i conti. Col fatto che ho fatto due run ravvicinate. Cioè due challenge una presso all'altra. Ho dei ricordi confusi di cosa sia di una e cosa sia dell'altra. Ok. Muori più velocemente. Dai. Sì, continua a rispondere quelli lì davanti. Per quanto mi riguarda, non me danno problemi. Ole. Allora. Cuore di fede. Aumento di danno che perderò. E vediamo che scopre. Ah, giustamente, c'ero già entrato. Si scende. E incrociamo le dita. Perché mi dice di arrivare fino a lì se... Scusate, non diceva che devo arrivare fino da mamma? Perché mi segna fino al cuore? Ok, un danno di 6.
Ho tanti centesimi. Tanta roba, però il danno mi si è abbassato. Tra tanta roba c'è anche. Là c'è una roccia segnata. Un'altra small rock. Ah, perché ora non ce l'ho più, vero? Posso avere più di una small rock perché non conta che l'ho presa. Credo. Credo sia quello il punto. Vabbè, comunque sono ritornato col danno che avevo prima. Grazie all'eco agli effetti incidentali del dei paradossi che crea Missy No. Ora, dammi questi soldi e andiamo avanti. Però vorrei capire cosa. Ah, ho un moltiplicatore di danno. Ho. Ma non ho rirollato tutto. Perché qua vedo roba che ho da prima. Vabbè, può essere che nel caso mi è ricapitata di nuovo, È improbabile, però possibile. Dai, mori. Mori ragno numero 1. Ragno numero 2. Una cosa c'è qua. Che non esplodi prima. Morite, morite, morite. Grande cosa. Muori anche tu, magari. Non mi far simpatico. E andiamo avanti. Anche perché se no sto video dura troppo. Eh no. Sapevo che uno dei due era falso, però non sapevo quale. Voilà. Ematesis. No. Telepills. Ecco, magari questa non la devo fare sta cosa. Pure che dovrei andare. Beh, adesso dovrei risalire per andarmi a ricercare il. Il design. Morite, morite, morite. Ole. E se arriva su, se arriva giù, se arriva su, se arriva giù. Ma mi viene la nausea qua, Allora, The Sun. Where are you? Dove sei, The Sun? Stava già mancando. Poi, si sale. E sì, stavo valutando fortemente di andare a aprire quei forzieri rossi, ma non mi va di allungare la cosa con tutta l'arena. Dai. Ho il Bloodlust di Samson, vero? Sì, infatti ho preso danno e sono diventato più forte. E me ne sono accorto soltanto adesso, guardando la fascetta che c'aveva in testa Isaac. All'inizio pensavo che quella fosse l'Enemic Blood. Dai, dai, dai. Mori. Brownie, stai iniziando un pochettino a rompere le scatole. Voglio essere sgarbato, però un pochettino. Un pochettino ino. Hai rotto. Ok. Perfetto. Si ringrazia gentilmente il supporto. Pillole, cavolo. Ah, sono diventato fatto la trasformazione. Tears down. Found pills. Addio wizard. Perfetto, e si scende, tanto quello che succederà succederà. Non ci posso far niente. Però la trasformazione mi dovrebbe rimanere. Giusto? Oh. Wow. Quindi praticamente ho l'Epic Fetus abbinato a roba che fa partire da G-Laser quando sfaro. Not bad. Certo, c'ho anche il quad Epic Fetus, quindi è un casino. Vedete, distrugge tutto quello quando passa. Ah, galazza. No, preferisco il The Sun ancora. Vedete, io adesso sparerò ogni volta a caso, sperando che qualcosa venga distrutto nel modo giusto. Va bene. No, momento, questa la voglio. La left hand potrebbe essere la mia carta vincente. Ora tutti i forzieri diventeranno forzieri rossi, che significa che. Ah, c'ho anche le cose. Non mi ero accorto di avere anche le lacrime guidate. No, scusate, magnetiche. Quindi i nemici vengono attratti. È figo. Figo, figo. Un momento, perché dovrei. Infatti. Stavo per metterci una bomba. Poi mi sono reso conto che ho l'Epic Fetus. Ho detto, ma perché devo fare una cosa del genere? È stupido. Ah, un vostro slang anche. Vai. Rimanete incastrati, bravissimi. Io insisto a sparare a caso. Tanto per quello che vale. Vai, 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 continua a sparare. Ole. Mi manca qualcos'altro? No, manca qualcuno?
Eh no, sono ancora morto. Ah, momento, io ho questo setup fighissimo, perché non... Qualcuno si potrebbe chiedere, ma perché non stai distruggendo il mondo? Perché ho 0,5 di danno. Me ne sono accorto adesso. Non mi chiedete come sia possibile, però ho 0,5 di danno. E piovono ancora. No, è impossibile sta cosa. Ci affitto domani così. Ok, non so se vi rendete conto che stanno spawnando più roba di quella che io riesco a distruggere. E sto con Epic Fidus. Cioè, penso ci dovrebbe essere una legge contro qualcosa del genere. Dai. E me li sono persi. Ah no, sono morti in qualche modo da soli. Senti loro. Momento, sì. E si va. Non mi piace però sta situazione. Non mi ero reso conto di quanto stavo messo male. Prima. Cioè, capiamoci, tutta la raffica tende a ucciderli ugualmente, però non è un Epic Fidus, chiamola chiaro e tondo. Non è un Epic Fidus, ne so così. È più un... sparo un colpo sperando che funzioni. Poi ne sparo un altro quando il primo non basta, è un terzo e un quarto. E non mi piace. No, pure... Dai. Notare che sto super grid sta incassando non so quanti missili in faccia e se ne sta sbattendo altamente al cavolo. Ci sto rimanendo molto, ma... Cioè, ero partito tanto contento, no? Ecco, questo raddoppia praticamente il danno. Grazie al corno ritorto. Mi sono dato un coso in faccia per riuscire a colpirli. Vai, come è stato? Tra l'altro questa stanza non è pulita semplicemente perché ero uscito quando c'era ancora uno di loro, eh. E in effetti potrei... Mi sa che l'utilizzo migliore per questo grande potere che possiedo, per modo di dire, sia letteralmente nella fuga strategica quando mi serve. Dai. Ti ho visto, Qua dicevo. Riusciremo a sparare dove devo? Ok. Non li avevo più visti quelli fedeli. Non so come siano arrivati lì giù in fondo, però. E basta che. Mi danno il loro potere. Quindi. Ci stiamo. Quindi io dovrei scombattere con mamma in queste condizioni? Siete seri? Cioè, così rosico. Rosico e basta. Altro che combattere. Questa è una rosicata qua diventa. Tira la pedata e sto a 10 minuti a ucciderla. Anche se forse tutti i raggioni laser posso combinare qualcosa. Vediamo un po'. Boss fight. No, non combino un cacchio. Vabbè, meglio di niente. Continuo a mettere roba a caso, sperando di colpirne almeno una parte. Dai. Ole. Ole ancora. Dai, che mi manca poco. E adesso vediamo se effettivamente devo fermarmi qui. No, devo andare oltre. Ora. Volevo prendere l'altra, ma fa niente. Fingiamo che non faccia niente. Cosa offre il patto? Il marchio. Ah, l'ho preso così tanto per... che tanto verrà rirollato. Non mi importava più di tanto. Quindi mi mancano altri due piani. Ora 11 danno. Passo da avere 0,5 a avere 11. Vediamo un po' che riesco a fare. Ah, notare che anche la roba... Ah, è vero, adesso devo sparare. Allora, ho esplosivo. Stavo dicendo ho go dead? Mi sembrava strano.
Uno è morto e l'altro penso esploderà a breve. E sopravvissuto. Vabbè, fa niente. Non è un grossissimo problema. Terza ondata. Chi è? Lisciato clamorosamente. Non ancora più clamorosamente. Wow, sono rimasti bloccati lì in sospensione. Cose strane. Cose strane accadono in questa run. Veramente. Allora, capiamoci un attimo. Non è valsa la pena là. Poi, andiamo qua sotto. Ah, quello che uccido diventa... Ah, ok, sto iniziando a capire. Ho praticamente... Ho l'infestation 2, quindi quello che uccido diventa un ragno blu. Ho il toxic coso quando entro. Questo significa che quando entro c'è la cosa radioattiva per tutti quanti. E ci sta. Quindi danneggio molta gente. Se entro in una stanza piena di ragni penso che addirittura muoiono da soli tutti quanti. Che altro ho? Esplosivo. Ho il toro. Però in realtà non l'ho mai usato perché non ci sono. Non sono mai arrivato a quel punto. Ho l'Holy Mantle. Me lo stavo chiedendo giusto adesso perché ho preso danno. Perché non è successo niente? Ole. Che altro di importante? Il piccolo Chad. Però non mi sembra che stia pagando per il piccolo Chad. Perché non vedo... Passepartout. Non vedo questi grandissimi cuori. Anche se in realtà sì, probabilmente sta pagando, ma non ci sto facendo caso io. Perché non dovendo... Ok. Dai. Attacca. Bravissimo. Attacca di più. Non mi dispiacerebbe tu muori. Bravissimo, vedi che bravo quando vuole The Blot. Solo quando vuole però. Olle, niente. Il bello è che questo qua è un ottimo setup. Cioè, ottimo no, però veramente buono. Il problema è che dopo di questo me ne manca un altro piano. E non so che cacchio mi possa capitare. Va bene, continuiamo qua. Andato. Andati anche questi. Anche Bob's Brain non se la sta cavando male, aiutandomi a far piazza pulita. Lentamente, però lo fa. Fa il suo lavoro. The Sun. The World. Sì. E il design me lo porto per il prossimo piano. Così so subito quella strada giù. Lucky Rock. Shiny Rock. Non mi interessa Shiny Rock. Preferisco il corno ritorto che mi dà comunque il danno extra. E boss fight contro Scolex. Ovviamente esplosivo non funziona contro di lui perché non tiene abbastanza a lungo la coda fuori. In realtà non riesco a fargli fare. Ok, sono riuscito a farlo colpire a Bob's Brain. È già qualcosa. Finché non fai il movimento sexy non ha funzionato. Dai. Liscio clamoroso. Qualcos'altro? Dai. E sono riuscito a colpirlo con Bob's Brain di nuovo. Dai. Sì, però mi fai perdere tempo, Penso che non abbia sentito la parte in cui dicevo che volevo sbrigarmi con questo. Con questo fight. Va bene, però preferisco sempre portarmi appresso al The Sun e si scende. Speriamo che sia un setup buono, speriamo che sia un setup. Sono trasformato in qualcosa. Sono diventato Belzebub. E ho. L'anno base. Ah no, la Ludovico Technique. Però sia l'anima che il corpo. No, che la mente. E la stupidità, tra l'altro. Tra le altre cose. Capiamoci un attimo. E ho la Sacrifice Dagger. Quindi posso ammazzare i Trips, tutto il Sacrifice Dagger. Sì, chi me ne impedisce. Grazie alla trasformazione Belzebub, ovunque io entri ci sono delle mosche e quelle diventano mie alleate. E ci sta. Lascio le bombe, tanto non mi interessa. Ok. Ho il Beggar delle chiavi, non me l'era accorto. Senza offesa vado un po' di fretta. Tra l'altro oltre al Sacrifice Dagger ho anche il coltello della trasformazione mamma che ci sta sempre. Me l'ho dimenticato. Non mi ero accorto, anzi, sì, infatti c'avevo la trasformazione. No, la trasformazione. C'avevo l'oggettino che mi fa esplodere le bombe a croce. Vabbè. Non è un grossissimo problema. Tra l'altro notare che non sto usando per niente Ludovico Technique, perché questo caso specifico non credo che sia subottimale rispetto al resto che ho già. Dai. Non posso stare a perdere tempo così. Cioè, in realtà posso, però non dovrei. Uno. E dos.
Non ho oggetti attivi, quindi tutte queste batterie lasciano un po' il tempo che trovano. Dai, dai. Sì, vabbè, fino a un certo punto si può scherzare, eh. Perché io comunque la challenge vorrei vincerla. Quindi, uno, dos, tres e quattro. Bravissimo. Ora. C'ho 10. No, non ha funzionato. Perché quello, come sapete, posso insistere nell'aprirlo al forziere, quello divino, n volte. Ma in questo caso ha deciso che queste n volte sono una. Tanto non dandomi niente. Vabbè, boss fight, chi è contro Eclipse? Per inciso, Eclipse ha già perso una buona parte della sua vita. Un terzo abbondantemente. Dai. È morto Eclipse. No, no, ehi. Che mi rappresenta sta cosa? Dove arriva fino a qua? Ah, dai. Ora lo sto facendo a scazzo, proprio per morirci. Ho preso l'incubus, che tanto perderò adesso. E vediamo un po'. The Pit. La fossa. Ho sempre Ludovico Technic, che quello non ci abbandona. Momento, posso salire qua, far esplodere qua. E spero di trovare qualcosa di interessante. Cose interessanti non trovate. E vabbè, proviamo a affrontare il boss anche qua, però ci sono rimasto male perché non dovevo arrivare fino a qua. Dai. Non si può così, Bravissimo. Sono prente più veloci di me. E è un casino quando è così, perché tra le altre cose significa che non sono in grado di... Dai, dai. Bravo, muori. Bravissimo. È vero, volo. Me l'ero dimenticato che volavo. Prima non so perché ho fatto il giretto per... Quante stanze ho? 1, 2, 3. Perfetto. Ancora. Mi devo orientare bene quando arrivano i nemici. Così. Vole. Ora ditemi se non mi è venuto come un colpo da maestro. Amici, fino alla fine, piazza. Più che altro a me però interessa che arrivi in fondo senza crepare. Dai, 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 dai. Sì, sì, rimani là, buono. No, ecco, lo sapevo, tanto c'è la carica. Vai. Non si può fare così, Uno è andato e l'altro gli manca poco. Credo. Lo sono un po' perso, Che si può fare? Va bene, va bene, va bene. Sto perdendo un po' di cretino di loquacità, però mi sto preoccupando tanto. Perché progressivamente questa challenge si è trasformata da una cosa veloce a una cosa lenta e logorante. E la cosa non è che mi stia piacendo più tanto, Si potrebbe dire che non mi piacciono le sorprese, però non mi piace questa sorpresa. Anatema. Io mi sono perso in tutto questo la mia... Dai, dai. Sì, vabbè, sto anatema, però deve stare un pochettino calmino, Pure perché non riesco a colpire i suoi minion prima e vorrei togliermi dalle scatole quelli, perché così posso fissare unicamente il boss. Tra l'altro i minion spawnano? Pure? Dai. Dai, dai, dai. Dai. Anatema, mi stai leggermente rompendo le scatole. Tra l'altro Anatema mi sembra una versione di Lilith molto più demoniosa del normale. Per favore. Dai, Anatema. Non mi pare una cosa giusta, però, Che si sia anche fatto venire i supporti. Dai, dai.
Morto. Dai, è morto, è morto. Bravissimo. Ora. The Empress. The Empress. Ora, e qua è facile, basta andare qua. Dai, da là. Magari recupero questo nel dubbio, questo più tranquillo. Perfetto. Challenge finita. Video da un'ora e un quarto, ma challenge finita. Bene ragazzi, scusate per questo video lunghissimo, ma pensavo veramente che la seconda challenge era molto più corta. E per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento, un piace, una condivisione è sempre gradito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!